È il momento della Casertana che torna in postseason dopo 3 anni. L'ultima volta fu nel 2021. Entra in gioco come quarta, come migliore quarta di questa Serie C e sfida l'audace Cerignola che si è fatto bastare un pareggio martedì contro il Giugliano, 1-1 con molti rischi. Il salvataggio di Visentin, la squadra di Raffaele che ha passato il turno per il miglior posizionamento in classifica in regular season. Ci prova subito Vutai che di testa non trova la porta, prova una torsione molto difficile, un colpo di reni che non va a bersaglio, prova a spingere a metà primo tempo anche la Casertana, colpo di testa questa volta di Celiento, molto molto alto, molto impreciso. L'atmosfera da brividi creata dai tifosi di casa, qui sbaglia, gravissimo errore di Toscano, riparte il Cerignola, Malcore tocca il pallone, devia in out, ma c'era la posizione di fuorigioco di Dardan Vutai, brutta gestione di Malcore che nel secondo tempo è entrato al posto di D'Andrea, si coordina col mancino e non trova la precisione giusta, solamente i guantoni di Venturi, primo squillo nel secondo tempo per il Cerignola che poi deve difendere. Tavernelli dentro l'area, sterza e calcia, Barosi la prende, il destro centrale del numero 11, Montalto allarga questo pallone, Curcio col sinistro, calcia male dopo aver perso l'attimo. Ancora Barosi, qui la più grande occasione per il Cerignola, colpo di testa di Visentin, parata super stratosferica di Venturi che salva prima della linea e salva soprattutto una Casertana che fa molta fatica a sviluppare il proprio gioco. Cerignola che va vicino al gol dell'1-0, anche perché la squadra di Raffaele ha bisogno di vincere assolutamente per poter portare a casa il risultato, ma il pareggio, lo 0-0 che matura al 94esimo, basta alla Casertana che si qualifica per la fase nazionale dei playoff di Serie C 2023-2024. Festeggiano i tifosi rossoblu, la Casertana sarà testa di serie come miglior quarta nella fase nazionale.